Dai, altro esamino di geografia. Se noi attraversiamo il Tirreno, l'altezza della Sardegna, cosa troveremo? La Catalogna! Ma che bravi che siete! Avete una conoscenza della penisola italiana, approfondì il Lazio, certo! E il premiato per quanto riguarda la regione Lazio è il signor Ivo Di Matteo! Consegna il riconoscimento di Nicolò Carretta, rappresentante della regione Lombardia! Sta già contestando, filmato. Muniti di questo organetto diatonico. Cominciamo. Come vuol dire organetto diatonico? Ivo Di Matteo, tu lavori in banca, sì. Insegni danza popolare, ossia che tipo di danza popolare insegni? Nel centro-sud. Attenzione, cioè, microfono? Sì, sì. Del centro-sud, cioè tarantelle, saltarelli. Esempio, ci vuoi accennare qualcosa? Subito, così, sì. Fa un saltarello così. Ma è un saltarello, no? Ah, lo fa disarmato, va bene. Insieme? Fate un saltarello insieme, sì, sono salito sul moto, tu fai il saltarello. Così, tanto di terreno, tutto organizzato, meno male. Allora, lei di dove è, Ivo? Io sono di Roma d'adozione, però sono nato a Roccaberardi di Vesconocchiano, paesino in provincia di Rieti. È una difficoltà, io lo conosco, lo ripica Rocca? Roccaberardi di Vesconocchiano. Lo ripica Giudicone? Veniva fatta alzare, vestita alla rovescia e veniva portata in processione per le vie del paese sotto l'ombrellaccio, fino all'osteria, dove doveva pagare da bere a tutta la compagnia. D'ecco e dello, cioè di qua e di là, sotto un ombrello che voleva ricordare scherzosamente la maestà delle figure importanti, che in processione sfilavano sotto un baldacchino. Thank you.
al trono il signor Di Matteo perché c'è già la prima infrazione alla regola. In realtà Megna dovrebbe leggere prima la motivazione, però Di Matteo ci tiene a recitare un paio di stornelli e li vuole e lo vuole fare prima. Ci sarà una ragione se lo vuol fare prima, immagino, e non dopo. Più che stornelli sono due sonetti in vernacolo, in dialetto romanesco, in appendice a quello che sarà visto, che ho collaborato anche con un bisettimanale in lingua in dialetto romanesco, io ho pubblicato alcuni sonetti, fra questi ne ho scelti due per questa sera. Gita in paradiso. M'arrampico su in cima alla montagna, dove dall'alto domino sul monno, solo una nuvoletta per compagna, e il vento m'accarezza, so giocondo, e il sole mi sorride, è una cuccagna. Mi godo sto paesaggio e mi confondo tra i scogli di pietra e di lavagna, e per gioco di dietro m'annescotto. Mi pare un sogno, e invece fa un sorriso per ringraziare di cuore il Padre Eterno, contento d'aver visto il paradiso. Ma non mi tocca scegliere, se fa sera, devo ritornare giù nell'inferno insieme ai selvaggi della terra. Adesso una per far capire che non sempre quando un romano ti dice una parolaccia deve essere pensata che sia offensiva, potrebbe essere invece, lo sentiamo. Un bergamasco sicuramente sì, invece. È o non è una parolaccia? Se uno ti dice fio de una mignotta, che dai mano allo sbudellamento, no? La parola può essere galeotta, ma conviene rifletterci un momento. Se la coscienza tua non è bigotta, se salvi ognuno da inquinamento, beh, lascia che l'equivoco si fotta, perché potrebbe essere un complimento. Cioè, se dentro non ti senti afflitto, paventesa sta grossa parola, vuol dire che ti hanno detto sei un bel dritto. Se invece la coscienza te barbotta, del civile devi ritornare a scuola, vuol dire che sei un gran fio della mignotta. Vivo Di Matteo! Attento studioso dell'arte coreutica, Ivo Di Matteo si è particolarmente impegnato a documentare diversi balli tradizionali che ancora oggi accompagnano feste e riti di diversi paesi del centro-sud Italia, dalle Tarentate alla schermata salentina, dall'Andrezzata di Ischia alla tarantella processionale di Montemarano, dalla spallata di schiavi d'Abruzzo al saltarello di Amatrice, alle varie tammuriate. Da scrupoloso osservatore prima ed insegnante poi, Ivo spesso evidenzia come, in particolare, la gestualità del ballo sia patrimonio comunicativo da conservare e valorizzare. L'esperienza vissuta con il gruppo Danze del Teatro Mediterraneo e la Bosio Big Band, le collaborazioni con l'etnomusicologo Ambrogio Sparagna, l'insegnante coreografa Donatella Genti, il regista Giampiero Rinaldi e tanti altri artisti del mondo dello spettacolo hanno arricchito Di Matteo di esperienze operative e strategie didattiche condotte su solide basi scientifiche, dimostranti la vincente esplorazione delle relazioni possibili tra attività musicali ed arti coreutiche. Tale impegno ha permesso conseguentemente ad Ivo Di Matteo di essere parte fondamentale nell'istituzione di ben tre gruppi folclorici: l'Albero di Maggio di Roma, la Compagnia degli Zanni di Pescorucchiano e un Rembombo di Nemi, del cui sodalizio ancora oggi è valente direttore artistico. Per la regione Lazio,
padre del folklore, personalità benemerita della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, riconoscimento a Ivo Di Matteo. Ringraziare alcune persone che hanno voluto fortemente che io ricevessi questo premio, e fra questi la mia presidente Elisabetta Mannoni, il neo assessore Luciano Bonventri, ex presidente regionale, il presidente Benito Ripoli, che oltre ad essere presidente ho il piacere di essergli amico, e voglio dedicarlo a mia moglie perché mi supporta, ovviamente mi sopporta oltretutto, e ai miei amici di Rocca Berardi che mi hanno dato praticamente l'imprinting verso le tradizioni popolari. Grazie mille, Ivo Di Matteo, Regione Lazio.